Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. A proposito di cristiani in Italia, cristiani nei fatti intendo, non solo cristiani sui registri di battesimo, è più realistico ormai parlare di minoranza che di maggioranza. Potremmo chiederci perché mai la provvidenza avrà permesso un tale ridimensionamento. Forse per darci l'opportunità di tornare ad essere veri, autentici. È nella logica del Vangelo che i cristiani siano minoranza. Se davvero sono sale della terra, tutti sanno che di sale nei cibi ne basta un pizzico. Forse è l'occasione opportuna questa per diventare davvero sale che dà sapore. Il mondo, la società, i nostri vicini o colleghi hanno ragione di aspettarsi da noi cristiani un comportamento diverso. Il Vangelo di queste domeniche ce lo conferma con tutta una serie di paradossi. In passato la legge diceva occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico no. Non opponetevi al malvagio, anzi, amate i vostri nemici. Ma questo è paradossale. Come può il Vangelo chiederci così tanto? Gesù risponderebbe, perché voi siete diversi. Diversi, nel linguaggio della Bibbia, si dice santi. La parola di Dio in questa domenica suona in questi termini, siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Era ai tempi di Mosè che Dio si esprimeva così. Più di 1000 anni dopo Gesù esorta, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Altro paradosso anche questo. Com'è possibile essere perfetti come Dio? No, non ha detto come Dio, ma come il Padre vostro. Un figlio è naturale che assomigli a suo padre, che impari da lui. La perfezione che ci domanda è fatta di comprensione verso tutti, di umanità, di perdono, perché questa è la perfezione del Padre nostro. Ciononostante la nostra perplessità rimane, da un bel dire Gesù, non opporti al malvagio, amate i vostri nemici. Sono atteggiamenti che superano le nostre capacità. Come possiamo pensare di riuscirci? Ebbene, mettiamoci il cuore in pace. Se il Vangelo ci pone davanti certi traguardi, non è perché dobbiamo raggiungerli, ma perché possiamo camminare in quella direzione. C'è la vitalità di Dio in noi, la sua energia. Noi possiamo comportarci così. Che se poi fallissimo 99 volte su 100, siamo ne certi. Per quella centesima in cui riusciamo, lui sarebbe già molto contento di noi. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.